comune di Cassino ha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Lazio di 50.000 euro per la riqualificazione e sistemazione della struttura del museo istoriale. Il sindaco Carlo Maria D'Alessandro e l'assessore alla cultura Maria Iannone hanno parlato del progetto di riqualificazione in una conferenza stampa che si è tenuta presso la sala Ristagno del comune di Cassino. Abbiamo ricevuto pochi giorni fa questa straordinaria notizia, ha detto il primo cittadino. Grazie all'impegno profuso dall'assessore Iannone avremo a disposizione risorse economiche per iniziare il nostro programma di valorizzazione del museo istoriale. Aver ottenuto questo finanziamento ci inorgoglisce perché premia la buona azione amministrativa messa in campo dalla nostra amministrazione. Si tratta di un ottimo risultato conseguito, ha commentato l'assessore Iannone, voluto a tutti i costi. Stiamo parlando di risorse straordinarie che possono essere anche difficili da ottenere. Il finanziamento, quindi, sancisce la bontà di un progetto di valorizzazione e riqualificazione di una struttura importante per la storia e la cultura della nostra città. Parliamo di uno dei di quelli che sono i beni più importanti di questa città, uno dei nostri gioielli, e quindi stiamo parlando dell'istoriale. Come voi sapete, sull'istoriale c'è già in corso un progetto specifico che riguarda una struttura collaterale al museo, ma noi siamo qui oggi per comunicarvi che con grande soddisfazione, insomma, siamo riusciti ad ottenere un finanziamento che ci consente di eseguire dei lavori specifici sulla struttura istoriale museo, che consentiranno di mettere maggiormente in sicurezza lo stabile e soprattutto di poterlo riaprire, e questo accadrà nei prossimi mesi una volta eseguiti i lavori. Su questi, chiamiamoli gioielli di famiglia, che però rappresentano un elemento fondamentale della cultura di questa città, io voglio ringraziare l'assessore Maria Iannone, perché Maria ci ha messo subito dell'impegno su questi beni e su come far ripartire la cultura in questa città. Voi sapete che si parla di polifunzionale, museo polifunzionale, proprio perché è richiesto molto anche dagli stranieri, visitato dai turisti stranieri, e quindi tedeschi, inglesi, polacchi, soprattutto polacchi. La storia viene raccontata da quel punto di vista, dal loro punto di vista, da come l'hanno vissuta i polacchi e così le altre nazioni. Quindi diciamo che, se riusciamo, la cosa fondamentale è fare poi chiaramente una grossa promozione.